C'è un KTM morto. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. E niente, oggi siamo qui nel garage di questo rincoglionito. E perché, siccome sta sistemando il carter della moto. Guarda qua, ma che bestia! No, è una figata. Questo è quello di cui parlavo nel video scorso. Boh. Cioè, troppo bello. Uno gli aveva chiesto di come quanto consumava il KTM. Sì, quanto consumava, eccetera. Faremo un video a parte, magari un motovlog in cui spiego un po', diciamo, tutte queste. Capito? Adesso deve fare, tipo, deve scocciare le parti principali. No. E fare. Allora, la spiego. Ok, vediamo. Facciamoci spiegare dall'esperto. Praticamente, dobbiamo rifare le grafiche a questa moto perché o sono rovinate o mancano proprio completamente. Bisogna rifare le grafiche sul PC, quindi bisogna disegnarle per poi farle stampare. Solo che per avere le dimensioni reali precise della grafica, cosa facciamo? Andiamo a scocciare tutta la parte che ci interessa, poi la ritagliamo con il cutter o con quello che abbiamo. E così abbiamo proprio come se fosse una grafica fatta di scotch. La scannerizziamo, la rifacciamo a computer con i vari programmi che servono e poi la stampiamo. E poi le vendi. Esatto. Ecco, questo è uno scopo commerciale. Attenzione, questo programma contiene prodotti a fini commerciali. Questo era il K quest'estate. Questa esatta moto l'abbiamo pellicolata tutta. L'hanno pellicolata tutta. Me l'hanno pellicolata tutta. Dei cari amici, è diventata tutta carbon look, opaco, con i particolari arancioni di dirlo. Sick look. Momento delicato per Matteo Invernizio. Per me si strappa prima qualcosa. Probabile. Ecco, porca di quella. Staccata. Ho concluso parte del lavoro, questo qua è il risultato. So che adesso sembra una merda, però quando andrò a scannerizzarlo e poi a rifarlo su PC vedrete che cambierà un po' l'assito. Oh. Faccio di merda. Grande. E niente. Per questo video è tutto, lasciate un like, condividete, fate arrivare e divulgate il messaggio, lasciate like e ci vediamo al prossimo video, sempre più interessante, sempre più qualitatoso. Come detto.